Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Martedì 26 novembre è il giorno dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Avete visto, abbiamo un po' tematizzato tutte le nostre comparsate in studio, tutto un salottino al femminile, e anche oggi, se dobbiamo parlare di arte, l'arte è interpretata dalle quattro mani delle sorelle Puiu. Le vedete con noi, sono tornate gentilmente a trovarci perché noi costantemente stiamo seguendo la loro carriera, i loro grandi successi. Loro, pensate, sono definite diamanti d'Europa dalla critica musicale mondiale, quindi potete immaginare il perché di tutto questo. Vedremo anche delle immagini, insomma andremo a conoscerle meglio, perché loro da 10 anni ormai sono cittadine veronesi a tutti gli effetti, nate a Bucarest ma ormai ben consolidate sul nostro territorio, e l'anno prossimo ricorre un compleanno importante per loro, che non è esattamente la loro anagrafica, come vedete sono sorelle gemelle, ma sono 30 anni che loro suonano a quattro mani sullo stesso pianoforte, 3 secoli di storia. Questo è un po' il sunto di tutta la loro carriera, le simbologie, le numerologie che ricorrono spesso nelle loro caratteristiche principali. Sono due persone assolutamente deliziose, le conoscerete meglio se vi siete persi la puntata dello scorso anno, ma vedrete che avremo occasione di vedere insieme a loro quali sono stati i loro grandi traguardi. Direi Laura e Beatrice, allora, visto che ormai siamo entrate anche in un clima di confidenza, sulle vostre tavole natalizie, che cosa avrà prevalenza, la cucina veronese o di Bucarest? Manca proprio poco, infatti, ma veronese e italiana sicuramente. Sì. Sicuramente forse i tortellini, ecco, quelli forse non mancheranno. Non mancano, in brodo, burro e sale, insomma, poi tutte le tante. Sì, quanto vi sentite italiane e quanto veronesi anche? Ah, tantissimo italiane, era destino che arrivassimo qui, anche i nostri nomi, non so, è tutto un filo conduttore che ci ha fatto arrivare qui in Italia e ci sentiamo molto italiane sicuramente. Addirittura siete talmente riconosciute sulla nostra penisola che quest'estate avete ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Sestino, di Arezzo, quindi davvero importante come riconoscimento. È stato un grande evento, anche perché è molto raro che venga conferito, è molto raro che venga conferito a donne in carriera, e ancora più raro che venga conferito a due artiste musiciste, perché riconoscendo, e con questo gesto, ecco, hanno riconosciuto proprio l'importanza che l'arte ha per la cultura, per l'educazione musicale al bello e tutto quello che riguarda, insomma. L'arte ha parlato anche di donne, proprio lo scorso fine settimana, sabato, eravate nella chiesa di San Giorgio in Braida. Come vi siete preparate a celebrare questa grande giornata che abbiamo vissuto ieri contro la violenza sulle donne? È stato molto intensa, molto intenso, è una giornata molto forte, che è nata da una tragedia e che serve a ricordare al mondo intero, ecco, questo riguardo per la donna, per la sua figura in ogni sua età, dalla bambina alla ragazza, alla donna, alla nonna, ecco, in ogni sua forma di vita, che ha solo l'unico fine di dare amore, di dare cura e protezione, come la donna è creata apposta per questo. Dunque, nell'arte possiamo dire che c'è spazio per la donna, o c'è ancora un po' diciamo una tendenza maschilista a predominare un po' la scena? Come in tutto il mondo, insomma, non è facile, ecco. Non è facile, ma si sta lavorando. E soprattutto, ecco, non dimentichiamo mai che i due poli, no, maschile e femminile, non devono essere per forza in guerra fra di loro, anzi è proprio un aiutarsi a vicenda, e dunque questo è sempre bene ricordarlo, perché la competitività e la competizione è sempre grande ed è sempre tanta, però le guerre non portano mai da nessuna parte. Certo, non va bene né in coppia né tantomeno in ambito artistico, anzi so che vi avvalete di preziose collaborazioni anche e soprattutto con uomini. Di questo ne parleremo, perché andremo a ripercorrere un po' tutta la storia delle sorelle Puiu. Ci troviamo oggi nella nostra puntata dedicata all'arte con le sorelle Laura e Beatrice Puiu. Loro sono un duo internazionale pianistico, davvero vi definirei uniche al mondo, perché ci sono stati pochi precedenti prima di voi, e senz'altro portate alto anche il nostro valore culturale e artistico della nostra provincia, perché voi da 10 anni avete scelto come terra di riferimento proprio quella scaligera. Ma torniamo un po' indietro, perché dicevamo
30 anni di simbiosi insieme al pianoforte, iniziata quindi a pochissimi anni d'età perché siete giovanissime, ed è stata una passione che non vi ha mai lasciato, o c'è stato qualche momento di indugio magari? No, è stato un crescendo, possiamo dire, perché da piccole ovviamente avevamo 4 anni e mezzo, 5, non è che abbiamo scelto proprio il pianoforte come scelta di vita, ecco, sicuramente. E che vi ha messo al pianoforte la prima volta? La mamma, nostra madre è stata, i nostri genitori, comunque nostra mamma, e con tanta pazienza, con tantissimo studio, con tantissimo lavoro, ma pian piano i risultati sono arrivati e pian piano è diventata una grande passione. Come si fa a calibrare bene in tenera età? Perché a 4-5 anni si rischia di far diventare quasi un lavoro, no? Quello del pianoforte, perché è uno strumento molto impegnativo. Infatti, non so se esiste un modo ideale per approcciare un bambino a qualsiasi disciplina che sia con un fine magari per un futuro professionale, sia lo sport che magari la musica in questo caso. Noi poi siamo nate a Bucarest. Ah sì. E qui ci sono già delle immagini, perché sì. Pensate che è talmente incredibile la storia delle sorelle Puglio che è stato ideato anche un documentario che vi racconta. Sì, sì, sì. Che cosa stiamo vedendo? L'inizio qui? Stiamo che fase della vostra vita? Di momenti, di alcuni concerti. Di questi ultimi anni, sì, sì, ultimi un paio d'anni. Sì, sì. Un po' a due pianoforti, un po' a quattro mani, le dinamiche che si creano fra di noi sono molto diverse e il repertorio è anche molto diverso, dunque è proprio una formazione che anche qui è un pubblico molto, molto bello. Ci piace anche molto sperimentare con repertori sempre nuovi e studiati ad hoc proprio per il posto e per il pubblico che incontriamo. Questo è solo un punto classico o anche altre contaminazioni? Si spazia, sì, assolutamente, anche nel jazz, nella musica contemporanea, assolutamente, alcuni anche brani composti per noi, e abbiamo avuto l'onore anche di collaborare e collaboriamo con maestri veramente straordinari, e questo ci fa solo che onore. Ecco, il vostro stile nell'accarezzare il pianoforte è simile? Come riuscite ad essere estremamente coordinate? Ci vuole tanta preparazione o siete fortunate anche per il vostro DNA di sentirvi Siamo estremamente vicine? Fortunate, sì, essendo poi gemelle, cosa unica, perché duo pianistici gemelli non ci sono molti, e non è facile, penso, no? Condividere una vita insieme e andare avanti per così tanti anni, decenni, insomma, nella stessa professione in questo caso. E, per quanto ci riguarda, sì, siamo avvantaggiate nell'essere gemelle, nel sentire, nella simbiosi che si crea nel momento in cui suoniamo. Ecco, diventiamo un tutt'uno, siamo diverse, ma nel momento in cui suoniamo ci completiamo, ecco. Lo sentiamo. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, magari un momento della vostra carriera in cui una delle due sentiva che forse o non si sentiva più particolarmente adatta in questo ruolo, era troppo complicato, perché è un impegno estremamente importante. Non so, certo. Ma quante ore vi allenate al giorno? Sono state varie fasi nella nostra vita, ovviamente. Adesso il tempo non sono più le 10 ore al giorno, o le 8 o 10, dipende poi dagli impegni che arrivano. Sono un po' meno in questi ultimi anni, ma comunque sempre al pianoforte appena è possibile, ma non sono solo le ore al pianoforte che ci arricchiscono e che ci danno quel qualcosa in più che ci aiutano dopo nel momento dell'esecuzione, nel momento che suoniamo. Ogni momento nella vita, ogni esperienza che facciamo ci dà qualcosa e ci arricchisce, e dopo noi lo riversiamo nella musica che facciamo, ecco. Sì, ogni nostro periodo musicale rispecchia proprio il nostro vissuto, assolutamente. Dunque tutta la maturità, ogni tanto, no? Questa maturità, ma come si può acquisire, eccetera, è proprio la vita. Lo vediamo con i nostri allievi, lo vediamo nel senso che spesso veniamo anche presentate come il duo pianistico della nuova generazione, o come le didatte che possono dare la soluzione perfetta per diventare grandi pianisti. Ecco, è la vita. Spesso ci vuole una bella base, ci vuole un maestro che ti sappia dare quello di cui hai bisogno e che tiri fuori il meglio di te, ma la maturità arriva con il vissuto, proprio con la sensibilità di cogliere quello che ti succede, quello che vivi, e di tenerlo e di riversarlo nella tua arte. Questo è poi il segreto. Qual è il vostro metodo didattico, adesso che voi siete anche insegnanti, perché sì, avete davvero un background, un curriculum di tutto rispetto? C'è anche questa capacità che non è scontata per niente, no, perché magari
chi è bravo a suonare uno strumento poi non è proprio così non è a suo agio riuscire anche a insegnarlo, perché è una responsabilità anche importante a quell'età riuscire a dare un primo imprinting, no, a chi si rivolge a voi. Certo. Sono più i genitori o proprio i bambini, i ragazzini che vogliono iniziare questo nuovo percorso? Hai detto una grande verità ed è vero, ecco, l'insegnare bene non è associato al suonare bene. Abbiamo personalmente anche avuto esperienze di questo tipo con grandissimi nomi che poi, ecco, come proprio purtroppo, ecco, bisogna essere proprio portati, è un qualcosa che o ce l'hai o se no, ecco, purtroppo non viene bene. I genitori spesso, perché e dipende poi anche perché le fasce di età che seguiamo sono veramente tutte, dunque dai 3 anni ai ragazzi, alle persone adulte, perché siamo convinte che la musica non debba essere vincolata, naturalmente gli obiettivi cambiano, ma non è vincolata soltanto all'età, ecco, dunque possiamo tutti possono... questa cosa che il pianoforte si inizia solo da piccoli, sì. Si può iniziare anche un po' più grandicelli. Oh, assolutamente, certo. La maturità e la motivazione sono naturalmente diverse, sensibilmente danno risultati diversi, però ecco, per un bambino e comunque per un adolescente che comincia da zero, ecco, è importantissimo una base solida, pur anche nel gioco e anche nel divertimento e nel rilassamento, perché non ci dimentichiamo, siamo qui oggi in quest'epoca, in questi tempi dove con un click hai l'universo, il mondo in mano, nel computer eccetera, dunque chi ha la pazienza di rimanere vicino a un'esperienza del genere, sia ragazzi che famiglie, sono veramente straordinari. Estremamente importante quello che dici, perché in un'epoca di globalizzazione dove c'è molto anche il fai da te, no? Ormai ci si trovano corsi di tutti i tipi anche per imparare a suonare il pianoforte, però forse credo che non sia esattamente una passeggiata, insomma, occorre effettivamente anche il fattore umano, no? Per riuscire ad essere coinvolti a 360 gradi. Ma io volevo capire, perché si vedono queste immagini straordinarie che fanno parte del vostro repertorio, ecco, dei brani che magari sono anche tra i più conosciuti per i nostri telespettatori che ci seguono, che avete avuto modo di portare in scena e che vi hanno messo davvero la prova, perché poteva essere un ostacolo che era difficilmente raggiungibile. Quali potrebbero essere? Di brani? Ce ne sono tanti, oserei dire anche tutti, perché è veramente talmente diverso ogni volta che suoniamo è proprio una novità anche per noi, amiamo molto la diretta, amiamo molto tuffarci in questo momento dell'ora e di adesso, ecco, dunque sì, la base è preparata ed è tutto insomma, studiato e pensato e scelto, però possono cambiare veramente molte cose nei nostri concerti, possiamo quanto cambiare programma, pubblico, l'empatia cambiare che si crea, quel magnetismo è una parola che ricorre spesso nelle vostre biografie, nelle vostre definizioni. Ecco, parlavamo ovviamente di una preparazione tecnica estremamente solida, ma quanto fa anche il pathos con il pubblico, l'impresente che ti guarda? Tantissimo, lo percepiamo mentre suoniamo e c'è proprio uno scambio tra noi e tutto il pubblico presente che si amplifica e questo, ecco, ci dà tantissimo, spessissimo, praticamente sempre nei nostri concerti le persone si emozionano, proprio si commuovono e questo si sente proprio grazie a questa empatia che si crea col pubblico, ma da che cosa dipende? Perché spesso magari ci si può chiedere ma cosa... come scatta questa magia? Noi crediamo che sia intanto il nostro modo di approcciarci ai brani e, come diceva Beatrice, ecco, il nostro sentire questi brani come fossero nostri e sempre nuovi. Non sono mai ripetitivi, sono sempre un mondo da scoprire, ecco. Sono nuovi per noi, perciò questa profondità ed emozione che noi proviamo nel mentre che suoniamo, il pubblico lo percepisce.
E allora forse c'è questo dialogo. Infatti vogliamo invitarvi quest'oggi a consultare il sito delle Sorelle Puglio e di vedere le prossime date, che magari non saranno proprio vicine, perché voi ovviamente espatriate sempre, infatti non è stato molto facile nemmeno avervi qui, e vi ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ecco, mi interessa capire il vostro pianoforte, cioè, quanti pianoforti ci sono a casa Puglio per esempio? Oioioi. 5-6 oggi. 5-6? Sì. Non ci sono mai troppi, ecco, purtroppo lo spazio a un certo punto si limita ed è limitante, ma avessimo qualche spazio in più, ecco, sì, questo non sarebbero mai abbastanza. Ci piace molto cambiare tastiera, abbiamo un tecnico accordatore da concerto anche che ci segue, sì, è una casa di pianoforti che è straordinaria e che ci propongono anche strumenti straordinari, fantastici, bellissimi, curati. E insomma è una gioia cambiarli, ecco. Quando si parla di tecnologia, a voi anche la proprietà intellettuale del pedale a proiezione autonoma. Allora, per noi profani del settore, spiegateci velocemente che cosa siete riusciti a escogitare. Ma è un'idea che è nata da un'esigenza in fondo, ecco, quella di unire le arti insieme. Abbiamo sempre lavorato con vari arti, dunque con vari artisti, con l'immagine, con la danza, con il movimento, con il colore, eccetera, nel momento stesso in cui suoniamo, questo negli ambienti e nei modi naturalmente consoni. Però la domanda di questa esigenza è nata dal come possiamo essere noi autonome nel non avere l'aiuto esterno, no? E dunque che questo è limitante quando si suona, avere un'immagine magari che cambia per magari esprimere un pensiero artistico che sottolinei quello che stiamo suonando. Ed è nato così, ecco, dunque un pedale che si affianca a quelli del pianoforte a terra e che premendolo ci rende autonome, lavora a raggi naturalmente, ecco, senza fili, con un computer che con delle immagini o dei filmati a seconda di quello che noi prepariamo prima, lavora con la musica che noi creiamo in quell'istante, dunque con il nostro respiro. Quindi non solo musica, ma anche l'arte visiva che va a sposarsi con quello che volete trasmettere attraverso le note. Questo è davvero bellissimo, già si era intuito un po' dalle immagini che abbiamo visto sui nostri schermi. Con le Sorelle Puglio ci ritroviamo fra pochissimi minuti, rimanete con noi. Arrivano le Sorelle Puglio nei nostri studi, è davvero una ventata di freschezza, perché loro sono inversamente umidi alla complicatezza del loro repertorio e della loro arte, che è davvero unica al mondo. Non a caso nel loro curriculum possono vantare delle definizioni davvero entusiasmanti. Noi siamo felicissime di annoverarle fra le cittadine veronesi. Ancora immagini del vostro repertorio, in questo caso è un'altra situazione ancora, abbiamo visto dei teatri bellissimi, di un pubblico sempre foltissimo ad ascoltare le vostre performance, e qui si nota, si capisce che cosa significhi per voi la musica, l'arte, davvero una simbiosi totale. C'è mai stato un momento in cui è successo qualche errore di percorso o siete così impeccabili sempre? Oh no, gli errori succedono sempre e ci teniamo anche a loro, perché ci rendono un po' più umane, e questo non perfezione è proprio l'arte, che deve essere così. E questo in particolare è un filmato stupendo che ci ricorda il nostro ritorno sul grande palco dell'Ateneo Nazionale Romeno, ed è un teatro straordinario che è equivalente alla Scala di Milano, dove siamo state invitate qualche anno fa, e dove era un sogno di tutta una vita. Andavamo da piccolini a sentire i grandi concertisti, i grandi concerti, come per un veronese suonare all'Arena, più o meno. Sì, diciamo, per voi è stato un successo, una soddisfazione incredibile. È stato proprio un sogno enorme, emozionante. Ecco, sì. E dunque non la perfezione, ecco, non si cerca proprio nell'arte proprio la difficoltà, e quello che cerchiamo è proprio lasciarci andare nel momento in cui suoniamo, ed è un lavoro molto, molto costante, lungo e non facile assolutamente, perché ti metti a nudo di fronte al pubblico, e questo con tutti i condizionamenti che naturalmente ci sono nella società e nella vita di tutti i giorni. Questo bisognerebbe avere un abito da togliere ogni volta che si va sul palco e
E non è assolutamente facile. Il vostro impegno vi ha portato anche nel 2008 a fondare Sphere Music, un'associazione culturale internazionale di musica e arte no profit. Di che cosa vi occupate esattamente? È una realtà molto bella che è nata nel 2008 ed è un sogno nel cassetto che avevamo da veramente tantissimo tempo, potrei dire anche una vita intera. Ecco, è una realtà che è nata da un gruppo di persone appassionate di musica, di arte, di bellezza, che sono specializzate ognuno in vari campi come marketing e altri, e che ci seguono, che creano uno staff organizzativo, che sono competenti anche come realtà proprio per l'organizzazione di eventi, di manifestazioni, anche riferimento per gli enti, eccetera, eccetera. E con Sphere Music, ecco, possiamo dare vita alle nostre idee, possiamo creare collaborazioni, possiamo coinvolgere enti a livello nazionale, internazionale, molto lavoro anche all'estero, il portare anche grandi nomi, abbiamo lavorato con Margherita Hack, che ricordiamo, Licia Colò anche, e anche numerose altre personalità, non solo del mondo artistico, musicale, ma anche scientifico e letterario, eccetera. E questo perché? Per poter dare ai giovani modo di avvicinarsi a personalità così importanti, per avvicinarsi a corsi o masterclass o discipline o artisti che non possono magari spesso vedere perché magari suonano o svolgono la loro attività fuori Verona, all'estero, perché amiamo talmente tanto l'Italia e il Veneto, che è un impegno per noi, ecco, portare l'immagine di quello che abbiamo fatto nostro, dunque dell'Italia con tutte le sue qualità infinite e le sue eccellenze anche fuori, dunque spesso veniamo invitate in ambasciate italiane all'estero proprio per rappresentare musicalmente, artisticamente l'Italia, e questo è un onore straordinario. Quali saranno i vostri prossimi obiettivi? Un progetto grande, proviamo a metterlo nel cassetto qui adesso in diretta. Ma riuscire sempre di più a portare la musica in tutto il mondo, nell'Italia, ma anche in tutta Europa e in tutto il mondo, suonando nei grandi teatri, ma anche nelle sale, ma anche per chi ha bisogno, per quelle realtà o persone anziane o bambini tipo orfanotrofi oppure bambini bisognosi che non hanno la possibilità ovviamente di avvicinarsi a questo mondo. E allora si sente parlare di musicoterapia, effettivamente sì. La medicina che fa bene a tutti senza controindicazioni. Sempre di più si parla, no? Si sa ormai quanto il suono aiuti il fisico e la psiche nel star meglio. E a noi fa bene anche avere in studio le sorelle Puglio, perché vedete che sono davvero una ventata di freschezza. Noi le ritroveremo presto, sicuramente il prossimo anno, per il vostro 30° anniversario artisticamente insieme, queste quattro mani, 3 secoli di storia percorsi, 2 donne davvero favolose con la D maiuscola. Io le ringrazio e ci terremo informati sul loro sito internet che avete visto in sovrimpressione nel corso della nostra puntata. Noi dobbiamo ricollegarci con lui.